Buonasera a tutti, benvenuti ad Incontri. L'ospite di questa settimana è il professore Vincenzo Calambrogio. Buonasera Vincenzo. Buonasera, buonasera direttore, buonasera telespettatori e buonasera agli operatori di TVA che stasera ci ospitano. Certo, buonasera a tutti, insomma. Professore Calambrogio è personaggio molto noto ad Adrano e ha insegnato per tantissimi anni alla Scuola Verga di Adrano, oggi Istituto Comprensivo Bascetta. La notizia è che il professore Calambrogio va in pensione a settembre, quindi si conclude la sua carriera scolastica. Parleremo di questo stasera, ma il professore Calambrogio è anche personaggio politico, è stato consigliere comunale ad Adrano, presidente del consiglio comunale, è stato anche assessore, vice sindaco. Parleremo anche delle sue vicende politiche e altro. Iniziamo subito con diciamo, la notizia del giorno, così tanto per rimanere, ecco, in termini giornalistici. Professore Calambrogio, a settembre in pensione, ma prima di ricordare la pensione, ricordiamo gli inizi della sua carriera scolastica. Siamo fine anni 70, 80, giusto? negli anni 80. 79, 70. 79-80 è il Sì, primo anno sì. scolastico, giusto? Dove siamo? Siamo all'Istituto d'Arte di Catania per una supplenza temporanea di 6 mesi. Quindi ancora non era di ruolo. Non ero di ruolo. Poi, con le varie leggi, ecco, che durante la Prima Repubblica si susseguivano, e sono riuscito, insieme anche a tanti altri colleghi, no? Ecco, ad insegnare a Bronte, alla Luigi Castiglione. Lì ecco, ho impiegato 7 anni della mia vita, lavorando Ricordiamo a che lei ha Bronte. insegnato educazione Sì, fisica. il mio compito è stato quello di educazione fisica, oggi scienze motorie. Scienze motorie, quindi sempre in Questa è una bella contatto. disciplina perché ti fa stare a contatto con i ragazzi in una maniera veritiera. Io dico, perché quando si è in palestra c'è il giusto rispetto, ecco, tra l'istituzione, il ragazzo e la disciplina, però ecco, c'è anche la proiezione, ecco, di come il ragazzo dovrà vivere nella sua socialità, per cui il movimento, no, ecco, si ritrova in quel concetto, ecco, di libertà e di rispetto verso gli altri. Quindi io in tutti questi anni, ecco, ho insegnato educazione fisica. Ho insegnato educazione fisica all'Istituto d'Arte di Catania per un anno, poi sono stato a Bronte, alla Luigi Castiglione, dove lì ho ricevuto una formazione ferrea, dura, perché ricordo il preside Carmelo Zerbo, che era molto affabile, però era una persona, ecco, che ha dato, ecco, diciamo, ecco, il contenuto, ecco, del rispetto dell'istituzione e quindi del rispetto del ragazzo. E quindi lì ho capito, ecco, ho iniziato, ecco, a lavorare. Poi ho chiesto il trasferimento ad Adrano e sono arrivato alla Giovanni Verga, Scuola Media Giovanni Verga, oggi Istituto Comprensivo Canonico Bascetta. Va bene, Ed è e qui rimasto e sempre lì. sono rimasto qui, svolgendo varie ruoli, ecco, dal semplice professore, ero il collaboratore del preside, al collaboratore di segreteria, cioè ho fatto, ecco, tutto, di tutto. Non mi sono tirato indietro di nulla, voglio Diciamo che dire. la sua presenza a scuola non è mai passata inosservata, perché diciamo che era un po' il tuttofare, quasi sempre collaboratore del preside, giusto? Insomma, Allora, le piaceva impegnarsi anche sono stato, nell'organizzazione della sì, sono scuola. stato sempre tra i collaboratori del preside, perché la scuola dove io ho insegnato, ecco, tanti anni, no? Ha avuto diverse, ecco, esperienze di presidenza, per cui i colleghi di Adrano e i colleghi che eravamo più giovani allora, perché quando io sono arrivato ad insegnare alla Verga, lì ho ritrovato i miei professori della scuola media, per cui il rapporto era quasi paterno, no? Perché ero il Certo. vecchio alunno che adesso, ecco, si confronta da collega. Voglio ricordare una di Ecco, tante, no? ricordiamo Ecco, qualche professore. la professoressa Ardizzone, no? Che Certo. era, diciamo, il simbolo, ecco, di Che quella fu la scuola. docente, la professoressa Sì, la Ardizzone. professoressa Ardizzone, ecco, insegnava nel corso B, io ero nel corso A, però lei già era la responsabile della scuola, per cui, ecco, la figura era la figura che rappresentava la scuola.
Quindi io mi sono ritrovato, ecco, con la professoressa Lazzaro, il professore Gulli, dico con tanti ecco, colleghi che quando io ero ragazzo li guardavo con ammirazione perché coloro donavano, ecco, la propria vita, donavano la propria esperienza al recupero dei ragazzi, no? E quindi siamo continuati con questa linea. E quindi ecco lì fino adesso. Adesso ecco abbiamo trascorso ecco la carriera, 43 anni e 10 mesi. 38 alla verga. Sì, 38 alla verga e inizieremo una nuova esperienza, voglio dire, ecco, sempre con gioia, attenzione, dico non con rammarico, ma sempre con gioia perché bisogna ecco lavorare, donare il più possibile, ecco, affinché ecco le cose diciamo che migliorino, no? Senta, sto riflettendo adesso sulla sua materia, educazione, la vecchia educazione fisica, a me piace chiamarla così, insomma, anche se oggi è diventata scienze motorie. È una materia diversa rispetto a tutte le altre, perché forse è l'unica con cui il professore si porge in maniera diversa ai suoi ragazzi, nel senso che qui nell'educazione fisica il profitto diciamo che conta poco, nel senso che diciamo c'è una livella là. Il professore di educazione fisica, i ragazzi li trova tutti allo stesso livello dal punto di vista del profitto, perché lì conta allora, un'altra cosa. Voglio ricordare alcuni passaggi, no, che sono fondamentali. Quando io ho iniziato ad insegnare, no, nei programmi di educazione fisica di questa disciplina, ecco, c'erano gli ordinativi sul posto, che era l'attendi, il riposo, il cambio di passo, c'era la marcia, cioè c'era ancora un retaggio quasi militaresco, ecco, di questa disciplina. Nel tempo questa disciplina invece si è modificata, perché con diciamo l'apertura a un mondo più aperto e a un inserimento di tutte le discipline, perché recita l'articolo 1, formare l'uomo e il cittadino. E l'uomo e il cittadino, ecco, lo si forma con tutte le discipline. Per cui l'aver abbandonato, ecco, gli ordinativi sul posto, cioè questa azione quasi militaresca dell'educazione fisica, ed essersi aperti verso il mondo dello sport e quindi al mondo della socialità, al mondo dello stare insieme, dico, ha reso questa materia, e dico sicuramente anche il rapporto con gli alunni, un rapporto sicuramente aperto, è un rapporto, ecco, meno fittizio, voglio dire. Per cui questo, ecco, è stato fortemente, ecco, di grande utilità, perché io ricordo, io bambino, quando facevamo in terza media degli esami, no? Ci portavano in palestra e lì bisognava fare l'attenti, il riposo, il cambio passo e tutte queste cose. Oggi invece, quando si fanno gli esami di terza media, si chiede al bambino cosa hai portato, cosa hai preparato, di che cosa vuoi parlare. E l'argomento sportivo rientra, ecco, nel mondo, ecco, educativo, nel mondo, ecco, della globalità, ecco, della formazione del ragazzo. Però questo, voglio dire, non solo, ecco, l'educazione fisica, attenzione, ma questo, ecco, riguarda anche le altre discipline, perché anche le altre discipline nel tempo, ecco, si sono modificate. Sì, no, ma io quello che voglio dire è questo. Io che ho 2 in matematica, 4 in italiano, 3 in geografia, c'è il ragazzo che non ha un grande profitto a scuola. Nell'educazione fisica se eccelle, se è più bravo rispetto agli altri, nella corsa, c'è un motivo in più per qualche ragazzo di soddisfazione personale. Diciamo. E qui ecco, rientra in gioco diciamo due cose, due immagini. Ecco, vorrei esprimermi per immagini. Oggi è normale che io porto mio figlio a fare pallavolo, pallacanestro o calcio, però 60 anni fa, negli anni 60, non c'erano le palestre, cioè si giocava fuori, per cui l'esperienza scolastica dell'educazione fisica diventava, ecco, uno stimolo e un modello educativo per il ragazzo. E allora cosa capita? Diciamo una motivazione allora, in più anche per il ragazzo, dico, meno cosa, bravo. Cosa capita? Capita che se l'insegnante di educazione fisica si limita solo a mettere in evidenza le doti atletiche del ragazzo, no? Voglio dire, ci sono alcuni miei colleghi, no, che fanno correre il ragazzo, siccome quei 100 metri non li ha fatti in un tempo stabilito, non danno la sufficienza.
Io per esempio questo non l'ho mai fatto, non lo condivido, perché? Perché ogni ragazzo ha la sua forza fisica, la sua capacità fisica. Allora, l'educazione fisica ti deve mettere in relazione con le altre discipline in una forma paritaria, per cui deve percepire che facendo bene anche l'educazione fisica tu devi migliorare in italiano, devi migliorare in matematica. Volevo dire e quindi, proprio questo. E questo è lo sforzo che nei consigli di classe i docenti compiono nel mettere insieme tutte queste cose. Ma sempre questo concetto si realizza? Allora, dico con molta serenità che oggi quasi al 70% nei consigli di classe della scuola dell'obbligo questo concetto viene attuato, perché lei pensi, no, che anche la religione fa parte, ecco, degli esami come disciplina, e quindi questo è un mettere in evidenza la crescita del ragazzo. Alcuni invece questo non lo fanno perché considerano l'educazione fisica o scienze motorie una materia secondaria, e lì sbagliano. Perché sbagliano? Perché tanti argomenti, ecco, di scienze motorie noi ce li ritroviamo in scienze. E quindi quando si riesce a mettere insieme questo, ecco, si compie realmente il modello educativo che le istituzioni vogliono che la scuola fa. Anche perché, ecco, dobbiamo dire una cosa, noi parliamo sempre di scuola, però la scuola si divide in due grandi ordini. C'è la scuola dell'obbligo, che è la scuola di tutti. E quindi è la scuola che deve accogliere tutti, perché questa è la scuola che ti dà, ecco, la licenza media e ti mette nelle condizioni di poter frequentare anche una scuola professionale e toglierti dalla disoccupazione, dalla dispersione scolastica, ti dà, ecco, la possibilità di compiere un percorso tuo. Cosa diversa invece è la scuola media superiore, perché quella non è la scuola dell'obbligo, e quindi lì, ecco, i criteri sono diversi. Però, ecco, la formazione, no, ecco, della scuola dell'obbligo è importante. Certo, non c'è dubbio che la scuola dell'obbligo è quella che incide di più sulla formazione del ragazzo e sulla sua crescita non solo scolastica ma soprattutto sociale. Certo. Non per niente si chiama dell'obbligo, e lì appunto c'è il rischio della dispersione scolastica, e tutti i docenti sono tenuti a fare crescere il ragazzo non solo dal punto di vista scolastico. Ho fatto questa domanda appositamente sull'educazione fisica, ritenuta materia secondaria, però l'esempio che facevo prima volevo appunto dire questo, che un ragazzo che ha bassi profitti nelle altre materie può trovare maggiore motivazione e stimolo nell'educazione fisica, se eccelle nelle attività motoria potrebbe trovare una motivazione per eccellere anche in altre materie. Ecco, per concludere la parte dedicata alla scuola, lei poco fa parlava anche di recupero dei ragazzi. Certo. Se non sbaglio, lei ha cercato di avere rapporti più particolari nei confronti di ragazzini, certo, più disagiati, certo, con, certo, quelli a rischio, li chiamiamo, certo, così? Certo, perché cosa succede nella società? La società è varia, ci sono, ecco, alcune famiglie che già hanno una proiezione per i propri figli, quindi vanno a scuola, ti cercano la sezione, cercano l'insegnante, hanno subito i libri, hanno le opportunità, le gite scolastiche, però tutto questo non è per tutti. Per cui noi a scuola a volte ci trovavamo di fronte a dei ragazzi che non avevano più difficili, che non avevano i libri, ma non è che non avevano i libri perché dimenticavano di comprarli, magari perché anche la proiezione della famiglia non era quella. Allora, io ti mando a scuola perché c'è l'obbligo scolastico, altrimenti vengono i carabinieri, però poi tu a scuola fai tutto quello che vuoi, perché tanto a me non interessa. E allora lì dico, non io solo, attenzione, perché altrimenti sarei un eroe, certo, un eroe, ma lì, ecco, con tutti i colleghi della scuola, voglio dire, cioè questo era un momento particolare che noi dedicavamo a questi ragazzi, ad inserire
anche alla famiglia nel contesto istituzionale, che era quello del recupero sulla dispersione scolastica, ed inserire la famiglia in un contesto anche educativo per dire guarda che la scuola serve per fare crescere tuo figlio, perché tuo figlio domani diventerà un lavoratore, diventerà un cittadino. La cosa più bella che un insegnante prova è quando ritrova una persona che lavora e che a scuola era monello. E la cosa più simpatica, ecco, che capita a scuola è quando vengono i genitori che dicono: professore, ma lei si ricorda di me quando ero tusto? Perché questa era l'espressione. Però azienda, adesso ecco, sul mio figlio dammicillo l'occhio. E allora io qui dico che quella scuola, ecco, ha fatto centro, ha colpito, ha concretizzato il suo mandato istituzionale. Ma certo. Perché ha fatto sì di migliorare questo paese. Guardi, dico, lei poco fa, ecco, parlava, ecco, della mia esperienza politica. Dico, ne ho fatte tante, ecco, in politica, ma l'esperienza più bella che ho compiuto fu con il sindaco Ferrante. Io avevo la delega alla pubblica istruzione, per cui ho avuto la possibilità, dico, insieme, ecco, a tutti i colleghi della giunta, chiaramente, perché non si lavora mai da soli, dico, a interloquire con tutte le scuole dell'obbligo di Adrano affinché il momento educativo, ecco, diventa un momento comune, superare il concetto di scuola X, scuola Y, preside X e preside Y, perché le scuole dell'obbligo, che sono gratuite, va bene, e sono obbligatorie, devono servire proprio a questo, a far sì che i ragazzi vengano educati per avere una società migliore. Dico, in quel periodo, dico, con quell'esperienza sindacale, ecco, abbiamo fatto tante cose belle, voglio dire, che mi auguro che resteranno, attenzione. Poi va bene, no, ecco, ritornando nell'ambito scolastico, è vero che la scuola dell'obbligo svolge un ruolo, diciamo, determinante dal punto di vista sociale per alcuni tipi di ragazzini, quelli più monelli, più tusti, come li abbiamo chiamati. Ci sono i bambini, quelli più bravi, quelli vanno seguiti dal punto di vista della formazione, ma ci sono bambini che hanno più bisogno rispetto a altri di essere guidati anche dal punto di vista sociale, anche se rimarranno con profitti bassi, però è importante che vengano guidati, e qui il ruolo dell'educatore, del professore risulta determinante. Io immagino che tanti professori si saranno occupati in maniera più specifica di alcuni ragazzi più difficili. Certo. Ruolo che è stato svolto, immagino, anche fuori l'ambiente scolastico. Sa, non so casi, dico, specifici, non però vorrei, non vorrei essere frainteso. Sto parlando in generale. Allora, giusto? Guardi, io non vorrei essere frainteso, ma guardi, ecco, la cosa storta, ecco, che succede a volte nel nostro paese. Se c'è possibilmente anche un'associazione, no? Allora l'associazione recupera i ragazzi e quindi va salvaguardata. Ma la prima associazione che recupera i ragazzi sul piano educativo è la scuola. E allora io chiederei, dico, alle istituzioni, alle persone, di avere, ecco, un occhio di riguardo verso, ecco, l'istituzione scolastica. Perché mentre in un'associazione, ecco, i ragazzi, che faranno cose utili sicuramente, però, ecco, sono scelti, a scuola invece no, perché tu a scuola hai tutti i ragazzi e quindi hai i ragazzi delle persone per bene, i ragazzi non per bene, i ragazzi che non hanno mamma e papà, i ragazzi che hanno, i cui mamma e papà hanno una vita, ecco, un poco complicata. Per cui, ecco, bisogna mettere insieme tutte queste cose, voglio dire. E questo, io mi auguro che in questo nostro paese questo concetto e questa sensibilità verso la scuola, di essere, ecco, veramente, ecco, sensibili verso questo mondo scolastico, si ci arrivi e non si consideri la scuola come un sovramobile, no, una sovrastruttura, perché questo è il rischio che si corre. Poi magari, per esempio, di fronte a una società sportiva siamo tutti contenti e felici perché la società sportiva ti toglie i ragazzi dalla droga. No, perché la società sportiva ti toglie i ragazzi dalla droga, attenzione, le attività musicali, le attività, ecco, laboratoriali, sicuramente sì, però ciò che invece, ecco, educa alla onestà, al lavoro,
all'educazione è il mondo scolastico, quindi il mondo scolastico avrebbe bisogno veramente, ecco, di essere supportato fortemente, intanto, dalle istituzioni, politiche, ma di essere supportato anche dai genitori, perché la scuola è il posto dove ciascuno di noi inizia a leggere e a scrivere. Perché oggi non si percepirebbe un mondo, certo, senza le... Ma non senza... solo, il mondo della scuola è quello a cui le famiglie, soprattutto di questi bambini più difficili, i cui genitori guardano la scuola come una speranza, nel senso che una mamma, un papà che sa di essere genitori di un bambino difficile, quando lo consegna a scuola, sa che si affida totalmente ai docenti e quindi... Nel mese di settembre... Dico, mi verrebbe, ecco, di nominare tutti i colleghi, no, che insieme, ecco, abbiamo operato in questo, e sono tanti. Nel mese di settembre nella scuola dove io ho insegnato ormai non insegna più, sono ancora in servizio, sì. No? Voglio dire, c'è la commissione formazione classi, no? Ci fa parte la professoressa Sidoti, no? La professoressa Biondi, la professoressa Taib, la professoressa Costa e tanti altri, la professoressa Caponnetto, cioè una delle commissioni più corpose che noi facevamo. Qual era, dico, perché voglio tradurre la domanda in un'immagine reale, noi a volte pensiamo che le famiglie più disagiate non si interessano dei figli, non è vero, hanno un pudore di più rispetto alle famiglie, sì, agiate. E allora quando vengono a scuola non hanno la tracotanza di dire io voglio il professore Calambrogio. Allora ti dicono, professore, mamma figlio può mettere nella sezione più ragionata, nella sezione, e senta, ma se c'è quel ragazzo non lo mette insieme. Cioè, e allora tu lì percepisci la voglia delle persone, ecco, che vogliono migliorarsi, certo. E quindi la scuola diventa importante. Certo, io per tanti anni, ecco, ho collaborato, ecco, in tutte queste cose, voglio dire. Adesso da settembre faremo altro, non farò questo. Faccio la domanda così chiudiamo la parte dedicata alla scuola, se no parliamo solo di scuola. E poi la cosa bella di questo, e poi, ecco, cambiamo discorso, è che un professore non invecchia mai. Non invecchia mai, cosa voglio dire? Nel senso che è sempre professore. Perché un professore entra in classe e ha un ragazzo di prima, io è scuola media, no? Oppure anche per la scuola elementare, anche per la scuola superiore, tu hai un ragazzo che ha 10 anni e lo accompagni fino all'età di 15 anni, poi tu ricominci da capo, per cui tu nel rapporto con la società sei sempre giovane, perché quando i ragazzi ti incontrano, anche quelli più grandi, no? C'è il professore, la professoressa, e allora tu, ecco, lì percepisci che sei vivo, e quindi anche la tua età, i tuoi acciacchi, no? Perché ciascuno di noi, io penso che avrà degli acciacchi, non hanno, dico, hanno un valore, ecco, limitato. Per cui, ecco, questa è una delle cose, ecco, che così, ecco, un poco mi dispiace, certo, no? Perché si esce, no, ecco, un poco dalla scena. L'abbiamo percepito anche con il professore Giuseppe Cullotta l'altra settimana, anche lui in, sì, pensione da quest'anno. Per un docente, per un professore, andare in pensione è una cosa diversa rispetto a tutti gli altri. Una cosa è lasciare il comune, lasciare la provincia, la regione, lo Stato, una cosa è lasciare i tuoi ragazzi. Si lascia una cosa. I tuoi alunni, i tuoi colleghi, vabbè, ma lasci soprattutto i tuoi ragazzi. Professore, da settembre in pensione, quale sarà questa nuova fase della sua vita? Come sarà la vita? Intanto, ecco, c'è il cosiddetto bene rifugio, no? Che è la famiglia, no? Io ho 3 figli. Dico, questo lavoro mi ha permesso di farmi una famiglia. E quindi, voglio dire, intanto, ecco, c'è la famiglia, ci sono i figli da seguire, e poi sicuramente ci saranno altre attività che io ho fatto nel passato, perché non è che non ho fatto solo scuola, voglio dire, c'è l'impegno nel sociale, e dico, l'ho vissuto sempre, poi l'ho tradotto dove io operavo, quindi se operavo a scuola, se operavo in politica, se operavo nel sindacato, per cui voglio dire, ecco, a settembre noi troveremo
Troveremo, e poi c'è un hobby, no? Che è l'agricoltura, no? Esatto. E quindi no, troveremo il da farsi. L'importante è restare, diciamo, in circolo nel mondo dei giovani. Questo è quello che più Il a me, che contatto con i io ho il ragazzi, contatto che con i è ragazzi. quello che verrà a mancare soprattutto, giusto? Perché i ragazzi, è vero che tu dai tanto ai ragazzi, ma è anche vero che i ragazzi ti danno tanto, perché ti danno le idee. Certo. E ti danno lo stimolo per andare avanti, per cui non è, cioè sotto questo aspetto ecco un poco di così, ecco di dispiacere, ecco io lo provo, non è che, però a settembre ecco faremo tante altre cose, no? Cioè, Va bene. sarà simpatico, affrontiamo un'altra esperienza della vita, voglio dire. Affrontiamo adesso il tema politica. Lei è stato consigliere comunale Tanti più anni. volte, è iniziato negli anni 80, se non Sì. sbaglio. E lei è stato il primo presidente del Del Consiglio Consiglio Comunale Comunale di di Adrano, Adrano, del diciamo, sindaco Bertono. con il sindaco Bertone, diciamo, nella fase dopo che il sindaco veniva eletto Dal popolo. dal popolo e quindi il presidente del Consiglio Comunale diventava la figura più importante del Consiglio, appunto, lei è stato il primo presidente. Però ricordiamo la parte iniziale della sua carriera politica, eletto nella Democrazia Cristiana, Sì, giusto? democristiana, democristiana. Democristiano, certo. No, e quella È è stato anche solo stata consigliere, bella. non è stato assessore nella No, prima, no, no. e qui ecco, se mi consente, ecco, voglio raccontare un aneddoto molto simpatico che mi ha formato, voglio dire. Allora, io sono stato eletto nella Democrazia Cristiana ed era il partito che ad Adrano divideva il consenso elettorale con il Partito Comunista. Comunista. E due partiti sicuramente diversi. Diverse per impostazione e anche per mentalità, però due partiti che avevano un'anima popolare tutte e due, non sono come i partiti di oggi che apparentemente hanno un'anima di trasparenza, di legalità, ma sono poi lo specchio dei poteri forti, no? Dico, per cui a loro non interessa niente del popolo. Alla Democrazia Cristiana e al Partito Comunista credo che all'epoca qualcosa del Certo. popolo Vabbè, ecco, allora c'era. l'ideologia era più Allora, marcata. in quel periodo, cioè, fu l'anno del rinnovamento della Democrazia Cristiana, perché fummo eletti tanti consiglieri comunali. Quindi, quando poi uno è stato eletto, cioè, e abbiamo avuto le prime riunioni, no, c'erano gli anziani della Democrazia Cristiana, il professore Di Primo, il professore Dell'Erba, il dottore Miraglia, l'onorevole Coco. E quindi questi giovani eravamo audaci, perché pensavamo di poter cambiare il mondo in un secondo. E ci fu il consigliere Arcoria, no? Che mi disse questa espressione. Mi disse, senti, ma cioè Del tu Partito vuoi. Comunista No, Arcoria. no, Arcoria era democristiano, della sezione canonico Bescetta. Ok. E mi disse, ma guarda, dice, ma ti piace la politica? E io gli disse, certo che mi piace, perché altrimenti non sarei qui. Ecco, non impiegherei il mio tempo in politica. Allora lui mi disse, senti, cerca di studiare. Disse, scusi, cosa devo studiare? E mi disse, guarda, devi studiare intanto i flussi elettorali, poi cerca di studiare ecco, anche tutte le norme no, che regolano il comune, come si regge la macchina burocratica. Dice, perché se tu inizi a fare vociate, non conclude nulla, passa tutto. Io questo consiglio l'ho colto subito e i miei primi 5 anni io li ho dedicati allo studio delle materie comunali. Quindi ho comprato dei libri, mi sono messo a leggere, ho cercato di conoscere e approfondire la macchina burocratica del comune, perché un conto è fare il comizio e dire farò, 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 però se poi non si conosce il meccanismo del farò, 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 ecco, restano solo promesse elettorali e non si conclude nulla. E questo ecco mi ha servito, perché diciamo ecco, la mia carriera politica non è breve, attenzione, è abbastanza lunga. È abbastanza lunga, va bene, quindi voglio dire, abbiamo fatto questo. E poi negli anni ho avuto anche la possibilità di essere assessore durante la Prima Repubblica. E mi sono occupato Sindaco? sindaco mai, No, dico perché sindaco chi era? allora io sono stato assessore, allora sono stato consigliere comunale con Vincenzo Castiglione, quando si fece il pentapartito e si mise fuori, diciamo, il Partito Comunista che era guidato all'epoca da Nicola Di Guardia, ecco, Sì. dopo la sindacatura di Sì. Guardia.
Poi sono stato consigliere comunale e anche assessore con Luigi Gulino, l'onorevole Gulino. Con sindaco Gulino. Con Pippo Leocata, un breve periodo anche con Diego Di Gloria. E poi ci fu l'esperienza dello scioglimento del consiglio comunale nel 91. E siamo stati anche colleghi, consigliere comunale e anche assessore con l'attuale sindaco, con Angelo D'Agate, che ci accomunavano, ecco, tanti discorsi, no? Ecco, di cambiamento. Quindi quando lei prima parlava ai giovani democristiani, accanto a lei c'era anche Angelo D'Agata. Angelo D'Agata arrivò nella legislazione dopo, va bene, perché arrivò insieme al dottore Coco, a Piero Reina, e c'era anche lui, no? E quindi siamo stati insieme, ecco, con l'attuale sindaco. Sì. Senta, lei prima diceva, noi siamo, quando siamo diventati consiglieri comunali abbiamo studiato, ci siamo formati, ci davano dei consigli. Ecco, lo dice perché questo non accade fra i consiglieri attuali, fra, allora, i giovani consiglieri. Secondo me non accade. Cioè, oggi perché contano no, di però più cosa, i voti? Oggi... Cosa vuol... No, ci sono due cose, no? Una volta c'era il partito, all'interno del partito, ecco, c'erano le argomentazioni, le discussioni, quindi ciascuno si formava lì, c'erano le campagne elettorali e si era utili alle campagne elettorali, c'era il rapporto con i deputati e quindi, ecco, la politica che era collegata al territorio. Oggi invece non è più così. Oggi non è che tu, se c'è una persona valida, la candidi e la fai diventare sindaco o consigliere comunale. Oggi, ecco, per diventare consigliere comunale tu devi avere una famiglia grande, devi avere, ecco, come dire, ecco, dei gruppi di appartenenza, no? Ecco, che ci portano e ti fanno diventare consigliere. Per cui questo cosa fa? Quindi studiare, quindi non è, oggi, non è importante studiare. No, perché dice. Io voglio dire questo, non è che, guardi, cioè non è una critica, però quando io vedo, no, alcune richieste di consigliere comunale, ma anche di deputati, attenzione, deputati di quelli importanti, che non sono collegati alla crescita del territorio, ma sono, ecco, settorializzati, e allora lì viene da dire, ma Menuto, cioè tu non sei il rappresentante di una squadra, di un gruppo, ma tu, ecco, devi essere il conduttore, un mettere insieme tutte le idee per far sì che questo territorio, ecco, si sviluppi. E credo che la crisi del nostro paese oggi sia questa, perché i consiglieri comunali dovrebbero, secondo me, ecco, avere una visione di massima e di insieme dello sviluppo di questo paese. Dico ai consiglieri comunali, attenzione, però il consigliere comunale, i suoi poteri sono limitati, perché sono limitati al bilancio, ma chi fa politica, i sindaci, gli assessori, no? Ecco, dovrebbero avere una visione, ecco, complessiva di trasformare e di mettere questo paese in una proiezione, ecco, di sviluppo, anziché, ecco, ecco, ma lei che ha vissuto le due fasi della politica, diciamo, della prima repubblica e della seconda, e con la tanta bistrattata prima repubblica che è stata archiviata, ogni tanto adesso se ne parla con nostalgia, ecco, fare politica allora e fare politica oggi è diverso. Qual è più quella che è più, allora, produttiva dal quella punto più di rispettosa vista... quella più rispettosa verso il popolo era la prima repubblica, perché il sistema elettorale faceva sì che il deputato nazionale doveva venire ad Adrano e chiedere i voti ad Adrano. Il sindaco nasceva, ecco, dal consiglio comunale, e quindi nasceva da un consesso più ampio. E quindi tu avevi la possibilità, ecco, anche di cambiare, ecco, un ordine di cose. Oggi invece, ecco, le candidature vengono proposte dall'alto, tre persone riempiono un Parlamento nazionale o riempiono un Parlamento regionale, attenzione, per cui le persone votano alla cieca, cioè non votano la persona, il partito, quindi questa seconda cosa rende la politica lontana dagli interessi della gente comune, la rende vicina invece verso le persone che hanno interesse verso l'istituzione, che sono quelli che poi utilizzano i finanziamenti, utilizzano le leggi, no? Ma le persone che la mattina alle 4 salgono sui furgoni ad andare a raccogliere la frutta,
Va bene, questi sono tagliati fuori dalla politica di oggi. Certo, ma io dicevo anche a livello locale. Diciamo, a livello locale, guardi, cioè, questa legge, quando hanno prodotto, quando si è stabilito, ecco, questa legge di votare il sindaco, no, e quindi di essere il tribuno del paese, questa legge ha in sé un pro e un contro, perché se la comunità, chiunque, qualsiasi, elegge un sindaco ragionato, allora quella comunità progredisce. Ma se per caso non elegge un sindaco ragionato, quella comunità è finita, è morta, perché per 5 anni non c'è nulla da fare. Quindi questo, ecco, non funziona, attenzione, secondo me non funziona. Però, ecco, hanno bypassato, ecco, facendo apparire, ecco, questa forma di democrazia diretta, no? Per cui il popolo sceglie il sindaco, però sceglie il sindaco stabilito da alcuni personaggi. Non sceglie il sindaco da aggregazione politica. Lei dice politica. Alla fine non è il cittadino, no, che decide. Non è il cittadino che decide. Il cittadino ratifica la volontà di altri. Decisione di altri. Di altri. Allora faccio una domanda più specifica. Diciamo che più volte è circolata la sua voce per una candidatura a sindaco. Beh, soprattutto, ecco, negli ultimi anni. Questa volta, ecco, negli ultimi anni sembrava fatta, alla fine però la candidatura a Calambrogio tramonda, sembra. Ma guarda, le domande sono due, sì. Ecco, perché alla fine la sua candidatura non si è concretizzata e se questo le è dispiaciuto, se ci teneva, allora, ad essere candidato. Ci sono due cose, guarda, io insieme alla giunta di Ferrante dico, abbiamo tracciato un percorso che secondo me non è stato un percorso perdente, era un percorso vincente, voglio dire, perché abbiamo fatto delle cose. Guardi, Ferrante ha portato avanti, ecco, le aree interne, sono miliardi che si dovrebbero spendere nel nostro territorio, adesso stanno sistemando le scuole, c'è tante cose, ecco, che sono state fatte in quel periodo. Dico, a quella coalizione sicuramente è mancato il coraggio di spendersi. Quindi qui non c'entro né io né tantomeno altri. Allora si è preferito fare altre scelte, altre cose, no? Per cui, ecco, non si è concretizzata la mia candidatura, ma non era neppure in discussione, attenzione, perché se era in discussione, voglio dire, avremmo fatto qualcosa in più. Dico, si stava lavorando per questo, no, alla fine. Dico, noi nell'ultimo periodo, guardi, nell'ultimo periodo abbiamo messo insieme le confraternite. Cioè le confraternite abbiamo portato il corpo di San Nicolò Politi ad Adrano. Abbiamo intitolato le scuole a personaggi di Adrano, il canonico Bascetta. Abbiamo intitolato le vie ai personaggi di Adrano. Cioè si è lavorato verso una identificazione tra politica e territorio molto importante. Ora, poi dico, non si è avuto il coraggio di continuare, o le condizioni politiche magari, ecco, non si sono create, ecco. Io tutto questo, ecco, lo guardo con molto rispetto per tutto ciò che è successo dopo. Però una cosa mi preme dire, ma in questo paese, ma quando la si finisce di lottarsi a vicenda e quando si inizia invece a far funzionare le istituzioni in maniera civile e democratica, perché oggi lo scontro ad Adrano non è solo politico, cioè non è tra me e un altro, ma oggi lo scontro è anche tra, all'interno delle istituzioni, tra funzionari e politica, per cui se in questo paese non si riesce a concretizzare una proiezione verso il futuro e un cambiamento lavorativo e di professioni, questo nostro paese difficilmente potrà avere un futuro. Cioè, in un paese, se non ci sono le attività artigianali, se non ci sono le attività agricole di lunga prospettiva, ma non possiamo vivere solo raccogliendo frutta. E allora, ecco, la politica deve avere questo coraggio e i consiglieri comunali dovrebbero avere, ecco, questa visione d'insieme di quando fanno le proposte, perché ogni proposta politica che si fa deve essere funzionale al territorio, deve essere messa insieme, perché deve essere globalizzata per lo sviluppo. Io credo e penso. Beh, il gioco delle parti della politica, di cui abbiamo parlato l'altra volta molto bene con
il professore Gullotta, a volte la politica è nemica di se stessa. Ho detto perché il gioco delle parti purtroppo porta a dei contrasti anche su delle cose utili per la città. L'opposizione non fa passare mai una cosa utile per la città per dare merito agli altri, e chi amministra non darà mai il merito all'opposizione di una proposta. Purtroppo il gioco della politica E è questo. questo, Ci auguriamo tempi migliori e ci auguriamo che qualcuno riesca a mettere insieme, ecco, queste cose. Attenzione, Vediamo, perché vediamo. no, bisogna sempre sperare, no? Perché altrimenti la vita diventerebbe molto brutta. Bisogna avere sempre fiducia e sperare che qualcuno riesca a mettere insieme, perché anche il ruolo, per esempio, dell'opposizione, no? Cioè, ma l'opposizione ha un ruolo più importante della maggioranza, perché l'opposizione non. Si diceva tanti anni fa, è colei che controlla. No, l'opposizione deve essere colei che invece aiuta la maggioranza a rendere, cioè a rendere il paese, no? Questo paese nel modo specifico migliore, perché non ha senso dividersi. Cioè, siamo contenti, per esempio, se il traffico urbano non funziona ad Adrano. No, siamo contenti. Perché? Perché io non sono con l'attuale amministrazione. Però io sto creando un discrimine all'interno del mio paese. Allora, se ogni giorno la spazzatura la raccolgono e io la butto fuori, ma io non sto collaborando per rendere migliore questo mio Certo. paese. E allora, ecco, questo, ecco, va superato, perché oggi, rispetto alla Prima Repubblica, e questa è la seconda, chiamiamola Seconda Repubblica, non ti fa cambiare il sindaco, perché prima il sindaco si cambiava in consiglio comunale, si cambiava maggioranza e Prima si sì. cambiava sindaco. Oggi tu per 5 anni non puoi cambiare nulla. Quando ci fu sindaco Nicola Bertolo, ancora esisteva il gruppo della Democrazia Cristiana, perché eravamo in 15. Noi non abbiamo fatto all'epoca un'opposizione di quella dura, di quella no per il no, abbiamo fatto una opposizione costruttiva. Alle elezioni successive noi siamo cresciuti, poi ci siamo divisi perché la Democrazia Cristiana non ci fu più, si fece il Partito Popolare, si fece il CCD, voglio dire, ecco, si fecero tante di quelle cose, però io sono fortemente convinto che gli operatori della politica, insieme agli operatori del sociale, e i presidi delle scuole, ma devono fare un patto per questa città, perché questa città va cambiata se vogliamo vivere in maniera equa e civile. E poi, ecco, vanno cambiate le prospettive lavorative di questo paese. Guardi, noi siamo un paese che produciamo un'ortofrutta eccellente, però la nostra ortofrutta, va bene, non ha un marchio. Noi produciamo arance che non sono di seconda qualità, però noi, il nostro paese con i nostri prodotti non esiste. E allora dice: cosa dobbiamo fare? Ma quello che hanno fatto in Emilia-Romagna, quello che fanno in Veneto. Cioè, la politica deve creare gli strumenti affinché le persone, mettendosi insieme, possano avere un reddito e una proiezione. Beh, Quindi voglio dire, c'è tanto lavoro da fare, attenzione. lavoro non manca. Senta, per chiudere la parte Sì. politica, insomma, quella mancata candidatura a sindaco le ha lasciato un po' di amaro in bocca, c'è il rammarico di Allora, sul piano questo? personale no, No. sul piano personale no, attenzione, perché sul piano personale no, perché chi è impegnato in politica e chi crede di essere anche razionale deve anche convincersi delle cose come vanno. No. Il mio dispiacere è stato nel non avere continuato. Guardi, c'è Insomma, ci è rimasto male un po' un percorso, perché vede, di sindaci in un paese non è che ce ne possono essere 10, ce ne deve essere uno. È bello fare parte di una squadra, però ecco, era l'opportunità, ecco, che è venuta meno, voglio dire. Però ecco, sul piano personale, no, grande rispetto, ecco, per la scelta che si è fatto, ecco, verso i sindaci delle varie coalizioni che sono state fatte. No, assolutamente no. Poi, vede, la politica è una libera attività che uno fa, Ecco, no? attività che continuerà Sì, anche in no, ma futuro, io questa ascolto, ma io speranza. sono impegnato anche oggi in Sì. politica, non sono fermo, perché non è che per essere impegnati in politica bisogna essere Ah, sindaci o consigliere comunale. certo. Attenzione, no, io lo sono impegnato. Guardi, io vivo la mia esperienza sindacale.
perché faccio parte, ecco, della CISL Scuola. Ecco, vorrei ricordare un episodio così singolare e anche simpatico. Vorrei ricordare Elisabetta, insomma, Elisabetta ha fatto due volte la volata dell'angelo, la seconda volta l'ha fatta in maniera più rocambolesca, diciamo così. Fu l'anno in cui lei era a riserva perché aveva fatto l'angelo l'anno prima. L'angelo di quell'anno, insomma, si ritirò improvvisamente prima di volare, quindi venne richiamata Elisabetta e quindi la sua famiglia venne richiamato. E voi in quel momento, mentre era tutto pronto, eravamo in aeroporto, giusto? Sì. Ti racconta quei minuti, cosa è successo? No, è successo questo, semplicissimo, voglio dire, no? Eravamo in aeroporto perché mia figlia era andata in Polonia in pellegrinaggio. Quindi è arrivata questa telefonata che c'era questa difficoltà. Siamo stati fortunati, dico anche Adrano è stato fortunato, certo, perché l'aereo è arrivato in perfetto orario, per cui siamo riusciti ad arrivare ad Adrano ed Elisabetta ha affrontato questa cosa, no? Certo, ha giocato parecchio l'emozione, no? Ha giocato parecchio l'emozione, infatti una parte, no, ecco, della poesia non è stata recitata. Però da quell'anno, ecco, si cambiò un poco l'organizzazione, ecco, di questa manifestazione e si è migliorata, voglio dire, perché vede, le esperienze poi, quando si fatte solo delle esperienze, ecco, le cose migliorano, perché adesso per esempio ce ne sono due già che si sa, ecco, non c'è, esatto, il supplente, perché di solito il supplente, cioè, non ha una storia a sé, voglio dire. Adesso c'è anche la riserva. C'è la riserva. Quell'anno c'è servì riserva, anche per questo, sì, per tenere pronto anche un altro, sì, angelo. Perché, e quella è stata una bella esperienza, voglio dire. L'emozione, appunto, gioca brutti scherzi. Però fu un anno particolare. Un anno particolare. Ricordo, fece l'articolo per il giornale, fecero un titolo bellissimo, La volata dei due angeli. Dei due angeli. La volata dei, sì, due, no, angeli. Sì, no, bello, bello questa cosa. Ma questa per esempio è una delle tradizioni che secondo me andrebbe esportata, voglio dire, no? Perché poi nelle feste religiose ci sono i due aspetti, attenzione, c'è l'aspetto religioso, no? Ma c'è anche l'aspetto, dico, civile, no? Che è il turismo, no? Per esempio Adrano, sotto l'aspetto del turismo, ma quante cose si dovrebbero, esatto, e si potrebbero, sappiamo, fare. Sappiamo che ha grandi potenzialità, ma quante cose Adrano, si potrebbero fare. Vecchio, una vecchia storia, ma insomma, lo diciamo cose, sempre. Voglio Adrano, dire, non dico che potrebbe vivere del turismo, però, insomma, potrebbe, guardi, avere, noi abbiamo, tantissimo. Voglio dire, forse rischio di andare fuori tema, no? Ma Adrano, no? Adrano c'è è un'associazione, no? Sicilia Antica, che si occupa di questo. E eravamo arrivati quasi a un passo, no? Cioè la Sicilia Antica era arrivata quasi a un passo ad avere assegnato la casa romana, ad aver assegnato un terreno dove fare gli scavi, no? Solo però che bisognava fare la convenzione con la pubblica amministrazione e lì, ecco, si fermano le cose. E lì si fermano le cose. Ora, per esempio, io mi chiedo, no, ecco, ma se si facesse questo sotto il piano storico, sotto il piano del turismo, sotto il piano di far venire le persone fuori, no? Dentro, ma quante cose si potrebbero fare ad Adrano? Allora io dico, a volte o manca la volontà di farla, o manca l'intelligenza, o c'è la volontà a non fare. Nell'ultima esperienza di Ferrante Sindaco, insieme con la Proloco, si è riusciti a far arrivare a domenica ad Adrano fino a 10 pullman, voglio dire. Sì. Allora è una delle, questo una, grazie anche alla Proloco. No, diciamo, dico, sì, ho detto, ecco, con Moschitta, la Proloco, sì, con Nicola Moschitta, attenzione, perché vede, anche lì, no? Cioè si fa la gara a dire io, no, perché tu da solo non fai, certo, nulla. Le cose si fanno in sinergia e in collaborazione. Quindi, ecco, voglio dire, bene, la volata dell'angelo, no, rientra anche in questa cosa, no? Che andrebbe ancora di più migliorata, voglio dire, ed esportata, perché se noi pensiamo quanti adraniti sono fuori Adrano e oggi con i mezzi informatici che abbiamo li possiamo mettere in contatto e quindi vivere questa esperienza anche sotto l'aspetto del turismo e sotto l'aspetto economico, vede quante cose, ecco, potremmo studiare di fare qui in questo nostro paese di Adrano. Va bene, allora dobbiamo concludere qui questo programma
di questa settimana incontri con il professore Vincenzo Calambrogio. Abbiamo ricordato alcuni momenti della sua carriera scolastica e politica, questo episodio di Elisabetta, della volata dell'Angelo e delle tante speranze per la nostra città. Speranze e dobbiamo che... sperare, dobbiamo avere la costanza a costruire sempre, anche quando ecco, la tristezza ci prende, no? E poi c'è una cosa che mi guida sempre, no? Ed è quello di lasciare traccia, cioè lasciare traccia. Certo. Perché se non si lascia traccia, no? Si è quasi degli invisibili. E noi persone, no? Che abbiamo un'anima, abbiamo un credo, e che siamo stati educati, certo. Ecco, dobbiamo lasciare tracce positive. No, lasciare tracce positive, me ne guarderei bene, no? Non vorrei essere fraintesa. No. Quindi questo, bene. Tracce positive, questo è, diciamo, è quello che ognuno di noi ecco, si auspica nella sua vita, perché lasciare messaggi positivi e quindi cose belle poi sono utili per tutti, insomma. Che poi la cosa strana di questo nostro paese è questo, che noi abbiamo avuto persone nella storia che hanno lasciato traccia e hanno dato un significato, no, a questo paese. Beh, certo, ce ne sono e oggi noi non riusciamo a, diciamo, a copiare, ad imitare. E io veramente, no, a volte resto così, no? Certo, i grandi adramiti comunque ci sono stati, voglio dire. Va bene, bene. Allora al professore Vincenzo Calambrogio lo facciamo tanti auguri per la sua fase importante della sua vita, che inizia da settembre in pensione, lascia il mondo della scuola, però la sua attività ad Adrano continuerà in altre forme. Continuerà, dico, non ci fermeremo, voglio dire. Va bene, io vi ringrazio per avermi invitato, ringrazio i telespettatori che ci ascolteranno, ringrazio te, va bene, ringrazio gli operatori e ringraziamo anche l'editore, voglio dire, perché anche questa esperienza, no? Portare avanti questa esperienza in un territorio dove l'economia non è forte e ci vuole coraggio. Il Scarbaglieri di coraggio ecco, ha dimostrato di averne. Okay. Bene. Grazie allora professore Calambrogio, ancora tanti auguri e buonasera a tutti coloro che ci hanno seguito. Buona serata. Bene.